Vediamo. Ok, controlliamo se siamo live. Qualcuno risponde? Aspetta, vediamo se. Ti sembra? Adesso non ancora. Forse sì. Sì, ci Sì, ci siamo. siamo. Ok. Ok, magari aspettiamo giusto un attimo Sì. che si colleghi qualcuno e che ci diano riscontro che ci sentono e ci vedono. Ah sì, ma io lo posso vedere qua. Aspettiamo giusto 2 minuti. Ok, ci siamo. Quindi si può iniziare? Sì, si sente, si vede, si scrivono. Bene, dai, allora proviamo a iniziare. Intanto ciao a tutti e tutte, ciao a Maurizio Pentenero, Guido Borio e Salvatore Comino che sono in collegamento con noi. E, insomma, l'appuntamento di oggi serve a introdurre, l'idea è un po' di introdurre il libro Un cane in chiesa, militanza, categorie, eco e ricerca di Romano Alquati che verrà pubblicato, non è ancora stato pubblicato, verrà pubblicato appena sarà possibile. Con Deriva Prodi nella collana Input dedicata alla formazione politica e militante. Il libretto in questione è un libretto, è frutto di un corso tenuto nello scorso autunno qui a Bologna alla Mediateca Gateway, appunto incentrato sulla figura di Romano Alquati. Per semplificare possiamo dire così, nello specifico sul secondo Alquati, insomma, è strano ed è brutto dividere, insomma, il pensiero di uno studioso in due, ma insomma, c'è un Romano Alquati più conosciuto sicuramente, che è quello interno alla stagione operaista, quello della Coricerca, della composizione di classe, quello appunto dentro al ciclo di lotte operaie degli anni 60 e 70, insomma, non ci aspettavamo, ma l'abbiamo organizzato. E poi c'è un Romano Alquati, sconosciuto sicuramente ai più, che insomma pensiamo sia altrettanto, se non oggi più importante, da riscoprire, da analizzare e riattualizzare. Insomma, è il Romano Alquati che dagli anni 70, ma soprattutto 80, 90, fino ai primi anni del 2000, ha tentato di analizzare, studiare le trasformazioni in atto all'interno del capitalismo, della società, del sistema sociale specifico capitalista, cercando di individuarne le articolazioni, il funzionamento, il sistema e le tendenze in atto. Poi, appunto, tendenze che in un certo senso, e penso che può essere uno dei temi poi anche di questo incontro, ci pare che, insomma, oggi all'interno della crisi da Covid-19, in un certo senso, stanno subendo anche una certa accelerazione, intensificazione. E anche un'esplicitazione, insomma, in un certo senso è anche forse più facile vederle, individuarle e delinearne i confini. Appunto, seppur si tratti di tendenze che Romano Alquati aveva in un certo senso individuato anche 20-30 anni prima. E insomma, l'approccio del libricino è quello di un'introduzione al pensiero di Romano Alquati. Insomma, cerca talvolta di semplificare, cercando e sperando di non banalizzarne mai la complessità. All'interno sono presenti i contributi di Francesco Ioannilli, Federico Chicchi, Maurizio Pentenero, Salvatore Comino, Francesco Bedani, Anna Curcio, Guido Borio e Raffaele Sciortino.
così per completezza. Insomma, appunto, cerca di introdurre un pensiero che non è certamente facile da approcciare. È un pensiero sicuramente complesso, e forse questo è stato anche un po' uno degli sconti che ha dovuto. Che insomma, che ha pagato per la scarsa fama, anche se fama è una brutta parola in questo caso, però insomma, per la scarsa conoscenza di tutta questa massiccia opera, insomma, appunto, che abbiamo definito del secondo Alquati, è una complessità che appunto però a una lettura più superficiale, una prima lettura può sembrare una complessità così, come dire, retorica, un esercizio, un vezzo. Invece, insomma, si tratta di una complessità reale, ma in quanto, insomma, la società che cerca di descrivere, la realtà capitalista che cerca di descrivere è una realtà complessa e che quindi, insomma, chiede necessariamente una certa complessità di analisi. Insomma, una prima domanda che vorremmo porre a tutti e tre è perché studiare Romano Alquati oggi? Diciamo che una prima risposta, insomma, ce la siamo data con la volontà di fare questo corso e poi di trascriverlo, insomma, in forma scritta nel libretto della collana Input, insomma. E pensiamo che questa importanza sia innanzitutto, da una parte, certamente gli strumenti, le categorie insomma, ci dà e che troviamo molto attuali da mettere sempre certamente a verifica, talvolta critica, da provare nella realtà e nella pratica politica. Insomma, infatti è necessario ribadire forse che insomma, la figura di Romano Alquati è certamente insomma, uno straordinario teorico, ma che non sarebbe nulla, insomma, sarebbe uno dei tanti teorici se non fosse anche una figura che riesce a coniugare insieme teoria e pratica, e questo, insomma, era abbastanza il centro, penso, e pensiamo della sua produzione politica, innanzitutto. E appunto, dicevamo, la sua proposta di metodo, stile, postura oltre appunto all'analisi, pensiamo sia abbastanza centrale e fondamentale per chi si propone comunque in un certo senso di analizzare e di cambiare anche la società in cui viviamo. Per concludere, giusto, insomma, è una figura che in un certo senso, ce lo siamo detti tante volte nel nostro corso, ma insomma anche per chi ci ascolta adesso, non rassicura per nulla, non lascia mai soddisfatti, insomma, perché non ha, in un certo senso può sembrare anche la sua produzione incompleta, ma nel senso non tanto di carente, quanto appunto che lascia aperte delle questioni, delle ipotesi e che non si appoggia, si sdraia su paradigmi su cui puoi piegare la realtà circostante, che diciamo, insomma, è un po' anche un modo di fare magari più votato al carrierismo e che magari porta più frutti da un punto di vista economico, ma insomma cerca di analizzare la realtà circostante con una continua tensione di analisi, di domande che si pone, che tornano anche su se stesse, si lasciano aperte, con una tensione, appunto, dicevo, abbastanza, insomma, come già si diceva, abbastanza centrale nella figura di Romano Alquati, e quindi quella di immaginare e costruire poi una fuoriuscita dal capitalismo. Insomma, questo è un po' il modo in cui abbiamo letto Alquati, quindi non come una dottrina, un dogma o neanche questo libro come una celebrazione, insomma, della sua figura, ma come un piccolo strumento, macchinette, come diceva lui, introduttivo al suo pensiero da poter utilizzare e da cui partire, ma per andare sicuramente oltre. Quindi, insomma, la prima domanda che vi poniamo, magari adesso decidiamo anche l'ordine, magari possiamo partire da Maurizio, perché anche lui sei, insomma, seguendo, diciamo, l'ordine dello schermo per come lo vediamo, Maurizio, Salvatore, Guido. Sull'importanza e sul perché è fondamentale, pensiamo appunto a riprendere in mano Romano Alquati.
Va bene, cercherò di essere anche breve, così è abbastanza dialogico. Beh, intanto perché rileggere Romano a 10 anni dalla sua scomparsa? Perché poi oggi facevo un mente locale sul fatto che sono passati 10 anni. Secondo me perché molte delle domande che lui ha posto già a suo tempo e che si sono poste, sia nella tradizione del pensiero, diciamo, tra virgolette, sia rivoluzionario, ma sia anche nella tradizione del pensiero sociologico, restano delle domande senza risposte, no? Comunque con delle grosse lacune nella capacità di comprendere il presente. Questo presente che, bene o male, ci ha sopravanzato, comunque ha sopravanzato gli strumenti stessi dell'indagine scientifica, e non soltanto di quella che appunto voleva, come dire, provare, sperimentare un superamento. Ecco, se dovessi così raccogliere in 3 parole, no? 3 capisaldi di questa eredità e che ci, come dire, costituisce, ci permette di costruire una base, una piattaforma dalla quale cominciare a indagare e interrogare il futuro, e oggi più che mai, no? Con gli ultimi eventi, interrogare il futuro è un esercizio, come dire, obbligato, no? Non più un'opzione. D'accordo? Io direi metterei tre grosse cose, no? Prima di tutto, queste 3 grosse cose però non sono, come dire, giustapposte, ma sono una inglobata dentro l'altra. Sono 3 questioni che sono sempre state presenti nella riflessione di Romano, che lui ha sempre posto più o meno in quest'ordine. La prima questione è proprio il rapporto tra politicità intrinseca e soggettività. Su questo non mi dilungo perché so che Guido è quello che affronterà bene questa cosa qui, però è bene intendersi su questo. Qualsiasi altra questione sta all'interno di questo contesto. Non si può parlare di nulla del presente, né interrogare nulla del futuro, se non si colloca sempre la dimensione della politicità e del politico. E tutto ciò che andiamo esaminando si colloca in un contesto che è connaturato da intrinseca politicità. Ogni singolo atto, ogni singola azione, ogni singola struttura sociale, ogni singola descrizione del presente deve per forza collocarsi dentro questo tessuto di rapporti e trami di politicità. Questo è un prerequisito del pensiero alquatiano. Dentro questa intrinseca politicità di tutto, che quindi non solo tutto è politico, ma tutto è politico nel senso che è riconducibile, come dire, ad una verticalità dello scontro macrosistemico tra le grandi macroparti che caratterizzano la società capitalistica, ma è anche politico nel senso che è luogo dell'insorgenza delle forme del cambiamento, no? È luogo dove, bene o male, in parte ciò che residua dal passato, in parte ciò che scaturisce, come dire, dal confliggere del nuovo e del vecchio, tende, come dire, in qualche modo a fuoriuscire, no? Quindi l'idea di Romano, per come la intendo io, è l'idea di un sistema che non è mai chiuso, no? Che non è mai definitivamente chiuso, ma è sempre aperto a questa possibilità. E questa possibilità poggia proprio sul fatto che tutto, in ultima istanza, si risolve in un rapporto politico. E politico nel senso proprio più puro del termine, cioè che alla fine è riconducibile o deve essere riconducibile ai livelli alti del rapporto politico, no? Della macrostruttura capitalistica, e non far finta, insomma, che questo capitalismo sia tramontato, non se ne parli più. Il capitalismo resta una realtà presentissima e le sue caratteristiche di fondo politiche sono all'ordine del giorno, oggi più che mai, no? Quindi questo primo grande involucro del politico come contorno di tutto ciò che dentro questa cosa qui. E secondo me questo è un secondo aspetto molto importante che ci spiega bene perché oggi è importante leggere Alquati, perché sul discorso del politico ci sono anche altri pensatori che hanno detto molto e bene su questa cosa qui. Ma Romano Alquati colloca lì dentro la questione, una delle questioni che attraversa tutto il pensiero sociologico, no? Che è la questione della transizione. Vedete, sociologicamente potremmo dire del mutamento. Cioè il fatto che il sistema non è chiuso perché, come dire, deve tenere insieme 2 aspetti, l'aspetto strutturale che definisce il dominio e l'aspetto, come dire, dell'attore, del movimento, dell'azione soggettiva, collettiva, individuale, gruppale, direbbe lui, no? E comunque è sempre presente. Quindi una dimensione fortemente sociologica, che lui sintetizza con questa formula,
derivata da Ken Melton, ma che secondo me è importantissima, del miglioraggio, no? Cioè di collocare, di cogliere questo aspetto proprio nella trama delle attività, a livello specificatamente sociologico. Teniamo presente che ciò avviene in un periodo in cui la sociologia in qualche modo ha abdicato rispetto a queste cose, no? Se uno si legge da solo il pensiero sociologico, questo tema, cioè il rapporto tra struttura e mutamento, attraversa tutto il pensiero da Durkheim fino ai giorni nostri, no? Non è una cosa strana, ma l'ultima sociologia, specialmente la sociologia del lavoro, ha calato completamente le braghe su questo aspetto qua. Non c'è nessuna intenzione di indagare questi aspetti, sono abbandonati, come dire, al libero funzionamento del mercato. In realtà si vede bene che il mercato può funzionare solo sulla base, appunto, dei rapporti sociali. I rapporti sociali che si fanno politici sono un elemento fondamentale. Sfugge nella lettura di Romano questo aspetto. In realtà, specialmente negli ultimi testi di Romano, l'ultimo, quello della società industriale d'oggi, questa teoria del miglioraggio assume una forma particolare, no? Nella quale l'attività che si fa lavoro, ma l'attività che si fa lavoro è una delle forme del rapporto sociale, tiene insieme i livelli alti, no? e i livelli bassi, no? e quindi è quella lì il luogo specifico nel quale occorre indagare. Quindi c'è un rilancio della prospettiva sociologica. Il sociologo deve essere in grado, come diceva Merton, di andare al di là delle apparenze di funzionalismi, no? Questo non vuol dire che non si può essere, come dire, attenti alla dimensione funzionale del sistema, ma non necessariamente bisogna chiudersi in un funzionalismo tout court, insomma. E quindi questo secondo aspetto, che secondo me è uno dei motivi importanti per i quali vale la pena di leggere Romano oggi. Cioè, poi ce n'è un terzo che è interno a questo, quindi tra tre aspetti: il politico, mettiamola così, il sociale, il sociologico, no? E poi dentro questo l'industria, l'industrialità. Anche di questo io non parlerò perché appunto è argomento specifico di Salvatore. Però la questione dell'industrialità si colloca lì dentro. Quindi la questione della sussunzione effettiva di tutto ciò che è umano e sociale dentro la dimensione della macchina e del macchinico, che non vuol dire necessariamente oggettivazione, non vuol dire necessariamente reificazione, ma vuol dire anche spesso reificazione e oggettivazione, ma non solo. C'è la dimensione dell'innovazione lì dentro, no? E l'industria è il modo in cui l'innovazione, attraversando la trama di rapporti sociali, porta verso, come dire, un potenziamento. Ecco, questa terza questione è, secondo me, basilare. Noi la ritroviamo in Alquati dappertutto, già dalla sua Fida Alti Scritti, no? E quel libro è famosissimo, lui fa un'analisi proprio dell'industria nel fuoco, no? Nel punto dove trova la sua massima espressione, che in quel momento era il lavoro della linea di montaggio, Ma poi dopo lui ha molto aggiornato questo aspetto qui, e oggi lo troviamo nell'ultimo Alquati, nella trasformazione dell'attività in lavoro, no? Cioè la società che diventa specifica diventa una società del lavoro industriale, no? E dove l'industrialità è elemento, come dire, basilare di tutto il resto. Non si può fare dire niente, no? Anche nella sfera, per esempio, riproduttiva, ritroveremo fortissime trasversalità che riconducono al lavoro e all'industrialità. Ecco, secondo me questo quadro insieme, queste tre grandi questioni, una dentro l'altra, più o meno in questo ordine, con questa, sono sufficienti, no, per riproporre una lettura di Alquati che non sia semplicemente una celebrazione, appunto, ma proprio la ricerca di nuovi strumenti che ci consentono, da un lato, di interrogare il presente, che appare sempre più incerto, e dall'altro di tematizzare una possibile transizione, no? Lui avrebbe detto rivoluzione, ma forse oggi, guardate che l'ultimo Romano pensa alla transizione e la rivoluzione in maniera molto simile, no? Si può anche pensare ad una transizione rivoluzionaria, ma che non butta via tutto quello che esiste nel capitalismo, ma ne recupera magari alcune parti che possono essere giocate e piegate contro in un altro modo. Ecco, questi mi sembrano i tre motivi per i quali vale la pena oggi riprendere in mano quei libri e leggerli. Ma io cederei a Guido, che per rispettare anche un ordine di conoscenza dell'autore, insomma. No, Guido.
Io non vorrei aggiungere molto poco a quanto ha detto Maurizio, perché mi sembra, ma in fondo anche a quanto avete detto voi, insomma, no? Mi sembrano già motivi più che sufficienti quelli elencati per invitare, diciamo anche così, questo libretto, credo l'abbiate assemblato ponendovi esplicitamente, come dire, l'obiettivo di un invito alla lettura, alla rilettura, insomma, mi sembra che sia gli argomenti che avete indicato in partenza, sia quelli riassunti in video la sintesi, la capacità di sintesi di Maurizio, perché è riuscito a indicare tre questioni cruciali che in qualche modo connotano fortemente, no, il pensiero di Romano, insomma, mi sembra, non ho molto da aggiungere, sono una piccola nota biografica, forse può aiutare, insomma, no, io rispetto tanto Maurizio quanto Guido, non ho avuto una frequentazione così intensa né col suo pensiero né con la persona fisica, lo conoscevo, frequentavo i suoi corsi, non ho avuto certamente lo scambio, ma proprio l'assiduità, insomma, no? Che hanno avuto in modo magari diverso, ma comunque con pari intensità tanto Maurizio quanto Guido. Io all'epoca, quando lo conobbi, ero negli anni Ottanta, insomma, ero uno studente ai primi anni, che era andato lì col mito del primo Alquati, che però non, quello che voi avete chiamato il primo Alquati, poi avete già detto tutto voi, non ha senso tanto distinguere o meno, insomma, no? E devo dire, mi trovai di fronte a un personaggio che poneva tantissimi interrogativi, tantissime questioni stimolanti, che mi limitavo per lo più ad ascoltare all'epoca, no? Poi Romano nei primi anni 90 ebbi modo di conoscerlo più nella veste di militante che non di studente, insomma, no? Si avvicinò, credo si riavvicinò, perché negli anni 80 Torino, che è la città dove insegnava e dove ha speso la maggior parte della sua vita, anche della sua militanza, non è una città particolarmente, come dire, vivace dal punto di vista della capacità di esprimere conflitti, contraddizioni, mobilitazioni. Negli anni 90 si apre una nuova generazione, che era un po' la mia, e io ho iniziato invece a prendere contatto e a pormi anche, insomma, qualche domanda, alcune riflessioni che ci ponevano i militanti in modo spesso provocatorio, insomma. Dopodiché però, diciamo, preso da altre faccende, adesso non la faccio lunga, insomma, un po', come dire, non accantonato, ma non, insomma, ho un po' perso i contatti, diciamo, no? E devo dire che quando, col lavoro che abbiamo fatto in questi anni di riscoperta collettiva, mi sono trovato a leggere soprattutto gli scritti inediti, quelli che per me erano inediti. Io testo La società industriale d'oggi, l'ho letto per la prima volta 7-8 anni fa, non prima, e ho trovato una miniera di aspetti che, devo dire, sono, come dire, hanno acquisito rilevanza con il tempo. Quindi mi verrebbe dire, perché rileggerlo? Prima di tutto verrebbe dire, andrebbe letto, perché in realtà stiamo parlando di un autore che magari ai presenti dice molto, ma che a quasi tutti quelli che ascoltano, che sentono, che acquisteranno il libro, probabilmente dirà molto poco. E guardate, non è che il primo Romano Alquati è un autore di culto per una generazione politica, ma non è che sia conosciuto neanche, quindi. No, si tratta di fare i conti con un autore, per le ragioni che ha detto prima Maurizio, che dal mio punto di vista è invecchiato come il buon vino, senza qui farne né la geografia né, come dire, né le celebrazioni, perché a mio modo di vedere, ed è questa secondo me la ragione che potrebbe anche, come dire, affascinare per certi versi anche un giovane ricercatore militante, io penso che il sociologo e il militante siano la stessa cosa in Romano, mi sembra, sono contento che Maurizio abbia sottolineato questo aspetto, perché spesso noi tendiamo a dimenticarcene, anche la passione e anche l'ambizione di Romano di misurarsi con i grandi temi della sociologia del Novecento, nei suoi testi troviamo anche questo, ed è un aspetto che sarebbe
secondo me è sbagliato non valorizzare anche questo percorso di riscoperta, con tutti i suoi limiti, ne aveva anche lui come tanti altri. Ecco, io credo che ciò che però affascinava, l'abbia già detto talmente bene Maurizio, è quel posizionamento in una... quel posizionamento che chiamava di medio raggio, cioè in un qualcosa che non perde di vista l'insieme, la totalità capitalistica, nella sua analisi Romano dà, come dice, fornisce strumenti di interpretazione, comprensione, ma soprattutto lui le concepiva come strumenti di trasformazione, no? Come martelli con cui forgiare la realtà e non specchi per rifletterla, insomma, no? Adesso per richiamare un passo di Majakowski, insomma, no? E al tempo stesso, come dire, non stava però appiattito. Credo che la sociologia del lavoro, la sociologia dell'organizzazione, negli ultimi 20 anni abbia prodotto importanti ricerche e saggi, ma che, e questa era una critica presente in Romano, lui la definiva un po' la sociologia del frammento, no? Che non si limitava a stare dentro i livelli bassi di realtà, spiegare tutto all'interno di una dinamica gruppale, spiegare come funzionano i gruppi, spiegare come funziona anche a livello addirittura micro individuale il rapporto tra individuo e organizzazione, dimenticandosi l'esistenza poi di una struttura in qualche modo. Allora, in questo gioco conflittuale tra dimensione e, diciamo, micro, per essere comprensibili, insomma, dei livelli bassi di realtà nel suo modello, la dimensione strutturale, beh, credo che sia uno che almeno ci ha provato, fornendoci, secondo me, delle indicazioni, ma lo riprendiamo dopo, secondo me, che oggi forse sono, almeno a me, sembrano più comprensibili di allora, ma certamente anche per dei limiti personali. Boh, mi sa che tocca a me. Intanto comincio col dire una cosa, che per me c'è un Romano, non ce ne sono tanti. E questo poi è un Romano che si muove in maniera diversa a seconda delle situazioni all'interno di cui si è trovato. C'è magari un Romano che è stato al suo inizio, negli anni 60, all'interno di proposte organizzative politiche, come erano i Quaderni Rossi e Classe Operaia, ma sempre in un determinato modo. E poi un Romano che in qualche modo non trova proposte politiche che lo soddisfano e quindi si muove pochettino nell'isolamento. Ma c'è un Romano solo, e secondo me c'è un Romano solo, intanto per incominciare, per il metodo e l'atteggiamento di approccio che lui ha rispetto alle situazioni in cui si trova, soprattutto di conflitto, di cambiamento dei rapporti di classe e cambiamento anche della struttura capitalistica. Questa cosa qui è abbastanza interessante per me, perché Romano in prima persona è un militante politico che usa la sociologia, come usa altre scienze capitalistiche, anche abbastanza capitalistiche, perché ha un altro fine e un altro scopo. E quindi il suo fine e il suo scopo sono sostanzialmente di osservare, e quindi alcune scienze sono uno strumento che potenziano la possibilità di osservare. Dall'altra parte è un ricercatore, nel senso che non si accontenta di consegnare un qualcosa già predefinito, no, suo o di qualcun altro, o mettendo insieme i punti di vista di qualcun altro, come oggi funziona tanto bene, no? Nel senso. E poi, diciamo così, un Romano che cerca di comprendere, no, ma cerca di comprendere sempre per uno scopo preciso, che è in qualche modo proporre una visione, dare degli strumenti per un discorso di trasformazione. Ecco, questo qui credo che sia. E cerca soprattutto di comprendere non tanto una dimensione statica, quanto una dimensione dinamica, quindi cerca di comprendere il processo. In fondo Romano è il politico che fa i conti di più col processo, cioè col divenire, con la necessità in qualche modo di intervenire sulla tendenza, di deviarla e via dicendo.
A me Romano invece rassicura molto soprattutto per il metodo atteggiamento che c'ha. Perché leggere Romano, rileggerlo, non so. Sostanzialmente, secondo me, perché almeno io personalmente, ogni volta che leggo qualcosa di Romano, alcune pagine, anche quando le rileggo, ci trovo qualcosa di nuovo, o comunque mi porta a fare dei ragionamenti, per cui non mi interessa tanto la linearità o l'approfondimento di particolari categorie, quanto proprio il discorso del metodo che ti ripropone sempre, ti fa vedere i fenomeni sotto aspetti differenti e ti dà la possibilità di arrivare a costruirti un tuo atteggiamento, un tuo modo di essere. Cioè, secondo me questo è, al di là del tempo, l'attualità, ma che non è solo di Romano, ma di qualsiasi classico che ha qualcosa da dire, ma non perché Romano vada infilato in qualche scala, qualcosa di questo genere. Poi questo da me, ad altri magari darà altre cose, ma la cosa che non... L'ultima cosa che volevo dire, e che mi sembra abbastanza significativa, è che Romano era abbastanza in controtendenza con un modo di essere, ma non solo degli intellettuali, anche dei cosiddetti militanti, no? E che sono è un atteggiamento un pochettino, secondo me, alla fine debole, no? Che è quello di volere prevalere prima come individualità e quindi pensare prima a una dimensione propria, no? In qualche modo di autorappresentazione, che invece pensare che la potenza la dà una dimensione collettiva, no? Romano di questa cosa qui era fortemente convinto, e per questo dico che c'è un Romano unico, perché i suoi atteggiamenti di stare all'interno delle cose, di rapportarsi, sono sempre stati quelli per cui veniva prima la dimensione collettiva, prima la crescita di una possibilità di contrapposizione e poi l'affermazione individuale, no? Ecco, io credo che questa cosa qui sia la cosa significativa. È difficile a trovare, ma era difficile a trovare allora, era difficile a trovare oggi, e sarà, cioè, perché comunque l'umanità, gli umani sono fatti in una maniera un pochettino strana, no? E tante volte guardano più a cosa gli sta proprio davanti nell'immediato e non hanno una capacità di una visione anche in prospettiva. Ecco, Romano si riconosceva molto all'interno di questa dimensione qui, e quindi anche il suo collocarsi, i ragionamenti sulla baricentralità delle posizioni del militante e tutta una serie di ricerche che lui ha proposto, che sono tutte ricerche che sono abbastanza incompiute, sono comunque, ecco, hanno questo atteggiamento, questo metodo qua. E grazie tante delle risposte, ma adesso magari proviamo a porre, diciamo, una seconda questione che è ovviamente in realtà collegata alla prima e collegata in generale alla cornice, alla griglia di lettura che vorrebbe offrire il libricino. Nel senso che il Alquate, diciamo, che abbiamo conosciuto noi in parte, nel senso che non l'abbiamo mai conosciuto di persona, ma l'Alquate col quale ci siamo iniziati a interfacciare, effettivamente è stato proprio l'Alquate che ci serviva per non vedere dei processi finiti e soprattutto per effettivamente trovare degli spazi di possibilità, insomma, sia io che Francesco, diciamo, che abbiamo iniziato a ragionare, a scoprire i testi di Alquate in concomitanza con la riforma dell'alternanza scuola-lavoro e insomma con quella cosa lì e con tutto quel contesto che, diciamo, dipingeva e descriveva gli studenti in generale come soggetti passivi accettanti, insomma la nostra volontà, il fatto che non volessimo accontentarci di quello ci ha portato poi effettivamente a riscoprire il pensiero di Alquate e effettivamente al provare a leggere sempre quello che c'è sotto il processo apparente.
E quindi la seconda questione, diciamo, vorrebbe tentare di far dialogare i vostri contributi specifici un po' con la situazione attuale, che è una situazione in cui comunque ancora una volta ci sembra di vedere una dicotomia all'interno del dibattito, del discorso, delle analisi sui processi in atto, in cui da una parte si dipinge fondamentalmente un sistema in crisi, una crisi autoindotta che non sarebbe in grado di effettivamente di superare, e quindi chi tende a vedere un po' la fine del capitalismo, e dall'altra invece il fatto che il sistema è fortissimo, è un qualcosa che non si può scalfire, quindi non ci sarà mai effettivamente una via d'uscita, o non ci si può nemmeno tentare, perché poi appunto anche nell'individuazione del processo vi è anche, mi pare che ci sia anche un'attenzione nei confronti delle varie tappe del processo fanno parte, e il fatto che ogni tappa non può essere letta a sé stante, ma letta secondo quella che la precede e quella che potenzialmente la succederà dopo, e quindi ogni tappa può effettivamente portare all'apertura di nuovi spazi e al direzionamento dei processi che viviamo, e delle trasformazioni che, laddove si danno su livelli bassi, sono anche le trasformazioni che ci interessano di più, se riusciamo poi a portarle in alto. Proprio perché ci siamo detti che Romano Alquati non è una figura conosciutissima, anche questo discorso dei livelli non penso sia totalmente comprensibile, per cui chiederemmo in primis a Maurizio se può illustrarci, così come ha fatto prima, devo dire in questa maniera sintetica ma chiarissima, un po' che cos'è il modello di Alquati, a che cosa serve per Alquati. Proprio perché una lettura attenta del modello può aiutarci al vedere quali sono delle trasformazioni radicali e che quindi potenzialmente cambiano la base stessa del sistema, quali invece sono dei processi e dei mutamenti in atto che però non vanno a sovvertire totalmente l'ordine precostituito. Chiederemo poi infatti a Salvatore di, l'avete già accennato tutti, però di entrare nel merito del concetto di industria e di iperindustria, che tra l'altro è proprio un concetto che al quale si sviluppa dialogando con il dibattito a lui contemporaneo, e nel tentativo di palesare come anche la crisi della fine degli anni 70, e quindi la crisi degli anni 70, che dai più era letta come un momento di esaurimento del sistema, in realtà ha visto l'estendersi e lo slittamento, lo spostamento del processo di valorizzazione anche su altri settori che già prima erano fondamentali, ma che lo diventano in una maniera altra, insomma ci sono anche delle differenze che vanno viste. E l'ultima questione che porremmo invece a Guido è appunto ancora una volta sulla soggettività come elemento sostanziale, proprio perché è legata alla politicità intrinseca, e come anche elemento sostanziale proprio perché è l'elemento che interessa sia alla controparte che a noi, perché è l'elemento che consegna e consente dinamismo, e consegna e consente quindi la possibilità di un intervento all'interno dei processi che altrimenti, se vengono semplicemente descritti, restano statici fondamentalmente. E direi che è un po' questo. Sì, quindi insomma chiederemo appunto quindi a Maurizio prima di tutto di dirci qualcosa sul modellone, e poi appunto reinterverremo semmai per ridirezionare il dibattito, insomma. Bene, allora la questione del modellone è questione centrale nel pensiero di Romano. Io la metto così, la metto anche in maniera sintetica e breve, no? Intanto l'idea di che qualsiasi discorso di natura politica, sociale, di analisi del processo, come diceva Guido prima, non possa essere, come dire, svolto in una sorta di vuoto, no? Di vuoto epistemologico, insomma, deve essere sempre collocata dentro un contesto. E quindi questa esigenza di contestualizzare sempre i processi, di dargli, come dire, un retroterra sul quale loro, come dire, si innestano.
il modello ha questo scopo qui, tenere insieme ciò che varia, ciò che muta, ciò che cambia repentinamente, da ciò che permane, no? E quindi questa insistenza nel tenere insieme struttura e mutamento, no? Cambiamento e permanenza. Questa è la, secondo me, una delle cose fondamentali, poi ce ne sono anche altre, però adesso la metterei abbastanza così. Il modello svolge quindi questa funzione, no? Di collocare le dinamiche, i processi che di volta in volta cambiano e mutano col cambiare delle situazioni e procedere storico, modificarsi del socio storico, dentro una cornice che però ha dei livelli differenti di permanenza, no? E in particolare di permanenza per quanto riguarda i rapporti fondanti, cioè sostanzialmente quel particolare rapporto tra le macroparti che caratterizza e definisce il sistema come capitalistico, come ancora capitalistico, anzi come ipercapitalistico in questo momento, no? Quindi mettere insieme il cambiamento, che ai livelli bassi può anche essere fortissimo, e indurre, e come ha indotto in effetti l'idea che siamo in una sorta di superamento del sistema capitalistico industriale, mentre per Arquati non è proprio così, cioè esattamente il contrario, c'è un rafforzamento dell'impianto capitalistico industriale, c'è un affinamento dell'impianto capitalistico industriale, e questo si capisce soltanto se tutti i discorsi, le analisi, no, vengono appunto poste dentro questa modellizzazione, che necessariamente è una modellizzazione stratificata per livelli di realtà. Adesso qui non è la sede forse per entrare nel merito di questa cosa, però è chiaro che per Arquati la realtà non è una realtà che si dipana tutta allo stesso livello, no? Ha livelli di astrazione differenti, no? E quindi è possibile analizzare il processo, per dire, artefattivo, lavorativo, riproduttivo, sia a livello dei sistemi sociali, cioè della trama delle attività, sia a livelli più alti, dove le attività giocano un ruolo diverso proprio perché si astraggono in qualcosa di differente, no? E quindi, per esempio, in questo caso, Romano caratterizza questo secondo livello come il livello dell'indifferenziato, no? Come il livello dell'indifferenza, dove le attività non contano più per le loro specificità utili e differenti, particolari, ma per la loro genericità astratta, no? Per la loro astrazione. Peraltro questo discorso sull'astrazione ha anche una storia dietro, una tradizione, quindi viene da lontano, ma lui lo reinterpreta in un modo un po' tutto suo. Questo gli permette, come dire, di mantenere dei punti di vista fermi sulla natura, soprattutto sulla natura politica del sistema nel quale noi viviamo oggi, e a, come dire, argomentare circa i mutamenti che avvengono ad un livello più basso. In ultima istanza, le permanenze forti e strutturali sono di natura politica, naturalmente, no? Quindi non economica. I livelli alti non sono i livelli dell'economia, ecco questo. È bene chiarirlo subito, il livello dell'economia sta a un livello di concretezza, a un livello sociale, i livelli alti sono livelli che non si possono ricondurre all'analisi economica, no? Quindi il processo di valorizzazione, il processo di astrazione del valore, così come la intende Romano, non ha niente a che vedere con la dimensione economica del valore, no? E quindi del denaro, anche se ha dei rapporti con questa dimensione qui, ma è decisamente di livello più basso. Bene, e poi naturalmente questa cosa qui gli permette di stabilire anche un forte rapporto di continuità dalle origini, no? Perché tutto discende, come dire, da un processo storico di lunghissimo periodo, che via via, come dire, si articola in fasi successive, mantenendo però alcune invarianze. Tra le due invarianze importanti che io adesso qui vorrei sottolineare, c'è la questione delle separazioni, no? Tutto il lavoro di Romano non dismette mai questo discorso sulla separatezza, sul sistema della separatezza, cioè il capitalismo come un sistema integrato di separazioni, no? Di separazioni sia dell'uomo, come dire, dei propri mezzi, no? E quindi dell'uomo dalle risorse che gli permettono di riprodursi, sia dell'uomo dalle proprie capacità. Quindi una separazione esterna, no? Che già in Marx
è molto presente, no? E quindi la separazione violenta, no, dovuta ad una sostanziale espropriazione, no? Dei mezzi dall'uomo e delle sue capacità riproduttive, ma anche una separazione che poi si riproduce al suo interno come separazione del potenziale capacitativo, che lentamente migra verso qualcosa di completamente esteriore. D'accordo? Ecco, questa dimensione della separatezza è un discorso molto complicato, trova come dire, luogo specifico proprio nei livelli alti del modello e si riproduce poi a tutti i livelli fino ad arrivare come ai livelli più bassi. Ecco, io credo che la funzione del modello sia soprattutto questa, no? Di tenere insieme ordine, mutamento, sostanzialmente permanenza e transizione, no? E anche il discorso dell'innovazione, perché per l'innovazione è la forma del cambiamento così come viene declinata come dire, dal sistema capitalistico, quindi l'innovazione viene vista nella sua ambivalenza, insomma, no? Come un motore del sistema stesso, che non può in qualche modo stare fermo, proprio perché essendo soggetto all'incremento, alla necessità della valorizzazione, se no cessa di essere capitalistico, deve continuamente, è costretto all'innovazione in qualche modo, e se non vi riesce per le solite strade, che sono quelle appunto dell'organizzazione, beh, ci riesce attraverso il conflitto, no? Cioè induce nel conflitto, usa il conflitto come modello, come motore dell'innovazione. Quindi è un sistema che produce conflitto, che alimenta il conflitto e che si alimenta del conflitto, no? E questo mette in campo una rappresentazione estremamente dinamica della processualità capitalistica, che però deve appunto sempre tenere insieme, come dire, l'alto del dominio, no, con il basso, come dire, del cambiamento, no? Dell'innovazione, ma anche a livelli molto micro, anche a livelli degli individui. Quindi in questa prospettiva, tanto per dire, no? Romano non ripudia completamente, per esempio, l'individualismo metodologico alla Boudon, no? Ma lo considera come dire, pertinente per un certo livello di realtà, d'accordo? Cioè a ogni livello la sociologia ha prodotto delle teorie, no? E anche altre discipline, d'accordo, che sono idonee per spiegare quel tipo di livello lì, no? Il modello vuol tenere insieme tutto ciò, mi spiego, e non accetta, come dire, che il sistema della separatezza diventi anche un sistema della separazione tra discipline, tra punti di vista, tra modelli di conoscenza, no? Ma c'è questo bisogno di mantenere una dimensione di totalità, ecco, e il modello appunto obbedisce a questo principio, a questa idea di fondo, che no, non si può parlare del particolare se non si colloca dentro un generale. Questo generale deve essere storicamente qualificato e deve essere, deve essere completo, no? deve dare un'idea dell'insieme. Ecco, questo, in breve parole, secondo me il modello ha questa funzione soprattutto. Poi il modello non è fisso, non è statico, può essere modificato, è dinamico, si presta da lui stesso a delle modificazioni, quindi non è una struttura, quindi Acquati non è stato mai e non è uno strutturalista, d'accordo? Ma però non è uno che rifiuta un discorso sulle strutture, ecco. Quando serve, quando bisogna evidenziare delle permanenze, occorre appunto fare un'analisi anche strutturale, anche funzionalista, no? Ma non è un funzionalista, ecco, questa ambivalenza che è sempre presente nella e che fa parte appunto di questo suo metodo di cui parlava Guido prima, no? Che è originale. Io non conosco altri pensatori con questa capacità, no? Di tenere insieme queste cose in questo modo, con questa linearità e con questo metodo, no? Lineare sbagliato, perché per lui era sempre una questione di spirali, no? di pensiero circolare, mai di pensiero lineare, no? Hai capito? Però c'è questa idea di fondo di sempre tenere insieme l'astratto e il concreto, no? Il generale e il particolare, lo specifico e il generico. Perfetto, grazie mille. Una cosa appunto attraverso di entrare nel merito dell'industria, dell'industria, dell'industria economica, della trasversalità e via. Vai, non ti ho sentito. Devo parlare io?
scusami. Non ho sentito proprio, perché per un attimo anche prima sentivo. La questione era industry per industria. Ma adesso, anche visto anche il tempo e visto anche che insomma siamo qui per invitare alla lettura, mi sembrerebbe anche un po', come dire, magari anche un po', dal mio punto di vista, anche presuntuoso riassumere in pochi minuti, diciamo, poi un tema che ha tante sfaccettature, insomma. Diciamo che è certamente, per ricollegarsi alla domanda di prima, una delle buone ragioni per leggere oggi Alquati è esattamente il modo con cui pone questa categoria nel dibattito. Diciamo, è così, anche qui un po' di aneddotica, nelle lezioni, questo lo ricordo, insomma, era abituato Romano nel suo lezione all'università ogni tanto andare alla lavagna, c'erano ancora le lavagne con i gessetti, insomma, lo disegnava la classica fabbrica iconografica, no? Quella con il tetto a dente di sega, no? Poi chiedeva alla classe, no? Era lì, cos'è questa? Immancabilmente qualcuno diceva, questa è una fabbrica, e da lì partiva, prendeva spunto da questa, così, da questo spunto dato lì dallo studente per chiarire che nel suo linguaggio, così come nella sua modellizzazione, quella roba lì, quell'oggetto tangibile, era uno stabilimento, poiché la fabbrica per Romano è luogo funzionale della creazione del valore. Ok? La fabbrica contiene l'industria, però non la presuppone necessariamente. Questo mi sembra è una delle questioni fondamentali, perché per Romano questa è la cosa, diciamo, normalmente si fatica un po' a comunicare, è il primo ostacolo, diciamo, la prima barriera che si crea quando si prova, come dire, ad articolare questo concetto in Romano, che normalmente la maggior parte delle persone associa l'idea di industria a un settore economico che produce beni tangibili, insomma, no? Ovviamente per Romano, ma così come per altri molti pensatori del Novecento, va detto, l'industria è una maniera, una modalità organizzativa, un modo di organizzare risorse differenti. Vorrei dire, per ricollegarmi a quello che diceva Maurizio, un modo specifico nell'uso capitalistico di produrre quelle separazioni, trasferire capacità, alienare capacità dal suo portatore caldo, il proletario, così, per trasformarla in mezzo capitalisticamente orientato e determinato, e sempre più macchinizzato. Industria però è una maniera di organizzare risorse calde, capacità umana, cooperazione, relazioni, insomma, no? Tutto ciò che abbiamo d'interno, con mezzi freddi, che non sono solo le macchine, ovviamente, ma sono tante altre cose. In primis l'organizzazione. L'organizzazione è il più potente mezzo della classe parte capitalistica. Cosa ci diceva all'epoca? Qui faccio riferimento a delle cose più ovvie, non volo alto, insomma. Semplicemente come questa modalità, maniera organizzativa, avesse trovato, il suo ambiente, non so se in qualche modo stata incubata nel settore che lui definiva artefattivo, o meglio, fosse sviluppata nella manifattura vera e propria, no? Come però manifattura come luogo centrale della produzione di beni e servizi nel capitalismo industriale del Novecento, ma si stesse già espandendo come modalità organizzativa agli altri ambiti che definiva utili e differenti a questo livello, quindi prima che si questo insieme di attività produrre la riproduzione, le attività di consumo, e le attività stesse dell'amministrare, della politica, divenissero astratte, indifferenti in un unico, nella totalità della stazione capitalistica. A un livello inferiore queste attività si presentavano ancora differenti, nel senso che proprio le loro differenze, la sinergia di queste differenze costituisce una condizione fondamentale per il funzionamento del processo di produzione capitalistico. E però questa maniera industriale
che presuppone una razionalità scientifica, presuppone una redistribuzione di funzioni e di ruoli, presuppone tendenzialmente alte scale di produzione, presuppone, lo diceva già prima Maurizio, una combinazione in perenne equilibrio tra, come dire, razionalizzazione, uniformazione e però innovazione, sinergia delle differenze. Il capitalista ha bisogno sia dell'uno sia dell'altra, in realtà, qui la faccio molto breve, stesse già all'epoca diventando, mi sembra che questo sia uno degli aspetti che possiamo tranquillamente considerare un bersaglio centrato, una previsione abbastanza inveratasi, ha l'insieme delle attività umane, da cui la lavorizzazione dell'attività in genere, insomma, oltre l'idea di lavoro che del senso comune. Perché? Perché il modo industriale, questa maniera, è in realtà la maniera con cui sono organizzati anche i tempi di consumo, è la maniera con cui viene organizzata le attività nell'ambito riproduttivo e anche nella politica, concetti come New Public Management, vediamo cosa è diventata l'organizzazione sanitaria. È ovvio che questi passaggi avvengono non senza, non senza conflitti, non senza attriti. Noi faremmo della pessima ideologia dire oggi che l'organizzazione della riproduzione, delle agenzie riproduttive, come per esempio, come ci ha dimostrato in fin dei conti anche la vicenda di Covid, insomma, ma rappresenterà l'occasione per un pesante, un potente salto nella direzione dell'industrialità del settore, per esempio, sanitario, ospedaliero, insomma. Ci tengo solo a dire una cosa, mi chiedo scusa, sono un po' confuso, ma non sono così bravo come Maurizio a sintetizzare in 3 minuti concetti molto complessi. Ci tengo solo una cosa, se noi leggiamo la descrizione, diciamo, le definizioni che Romano dà dell'industrialità, è come se abbiamo l'impressione che ci stia descrivendo soprattutto la gabbia più che indicarci una via d'uscita da questa. Perché? Perché nel descrivere l'industrialità assume il punto di vista del capitalista in qualche modo, no? Questo senza venir meno però all'altro, mi sembra strano, ancora non è saltata fuori l'altra grande questione di un modello, di una stessa industrialità che presenta delle ambivalenze. L'industrialità per Romano va giocata nel rapporto tra generico e specifico. O meglio, cosa ci dice? L'industrialità si è trovata, questa maniera organizzativa, si è ritrovata, come dire, è stata congeniale, perfetta per gli scopi, per gli usi capitalistici della sua fase industriale classica, insomma, no? E però, ci dice Romano, penso che possa essere piegata questa capacità di mettere insieme maniera di fare le cose razionalmente, di usare la scienza, di usare la tecnoscienza, possa essere piegata anche per altri scopi, per altri fini, no? Cioè, come dire, finora l'industrialità è qualcosa che ha servito soprattutto il capitalista, ha servito soprattutto il sistema, è servito soprattutto a dargli potenza. Potenza, che è un termine, so Maurizio maestro ce l'ha il naso, ma secondo me spesso, spesso usa nel senso, credo che la parola prossima, più prossima, di uso comune sia produttività, in qualche modo, insomma, no? Anche se chiaramente potenza si ridetermina a seconda dei livelli in cui ci poniamo. Però questa capacità, Romano ci dice, io però a questa potenza non ci rinuncio. Ci dice, l'industrialità finora ha dato potenza alla nostra controparte a discapito di cosa? Della nostra ricchezza. Lui contrappone nella sua riflessione potenza e ricchezza. Dice, il nostro obiettivo è perseguire, come dire, un'industrialità che, no, senza fare a meno della potenza, ci restituisca ricchezza. Ma perché dice questo? Ed è qui il senso dell'ambivalenza. Perché sai, non è, Romano non è l'unico nella tradizione sociologica a scoprire che sono importanti per il funzionamento della produzione capitalistica, come dire, l'informalità, la latenza. Questi sono aspetti assolutamente, hanno rappresentato, l'oggetto di studio per intere generazioni di studiosi, no? È diversa la prospettiva però in cui la pone, perché mentre per loro il problema era come rendere, come conciliare
come dire, questa informalità con le esigenze della produzione capitalistica, lui ci sta dicendo un'altra cosa. Questa informalità, questa ricchezza, questa persona che non è mai del tutto riducibile a un mezzo di produzione, quanto più questa è ricca, quanto più abbiamo una leva per organizzare dei contropercorsi. Da qui la strategicità di questa rimissione. Chiedo scusa per la confusione. Sto zitto perché il tempo è tiranno. E niente, no, penso che tu sia stato chiarissimo, e appunto chiediamo adesso se vuole intervenire Guido, e tra l'altro hai già toccato la tematica della... Sì. Beh, io sostanzialmente credo che, facciandomi un pochettino al discorso di Salvatore sulla soggettività, un tema sicuramente significativo e forse più importante, e che è un tema irrisolto, e come in qualche modo si riesce a legare, a rendere complementari soggettività e mezzi, dove i mezzi soprattutto per me sono i mezzi che danno la possibilità appunto di mettere insieme ricchezza e potenza, e sono sostanzialmente anche le forme organizzative, ma soprattutto la scienza, no? E le macchine, perché questo grande utilizzo capitalistico di questi due strumenti, che comunque hanno delle ambivalenze estremamente grosse, io credo che una soggettività che in qualche modo si voglia contrapporre non possa fare a meno di misurarsi su questo terreno, e lo vediamo anche in questo periodo di particolare. Boh, io però vorrei adesso tornare indietro un attimo a due cose che invece mi interesserebbero, che sono venute fuori, una è venuta fuori nel dibattito, una la volevo portare io, un pochettino anche come critica. Allora, nel dibattito il modello, Romano lo chiamava tra virgolette il modellone, no? Però è sostanzialmente usato in questi termini un pochettino il nome proprio. Quello che in realtà sta dietro il modello è la necessità di sintesi. Il modellone proprio rappresentava la necessità della grande sintesi, no? Dimensione che Romano poneva come strumento anche di battaglia politica nella contemporaneità, cioè quando la sintesi apparentemente non interessa più a nessuno e diventa semplicemente un problema di coltivare specialismi. No? Questo discorso degli specialismi, che è molto funzionale, molto necessario alla dimensione dell'industrialità capitalistica, no? Perché in realtà la struttura, il modo di funzionare del capitalismo ipermoderno è proprio quello di mettere insieme e coniugare all'interno di un sistema sociale che riproduce sempre più dei sottosistemi specifici, perché i sottosistemi specifici costano ma danno potenza ai processi di dominio, di valorizzazione e di accumulazione. Ecco, allora io credo che tante volte ce la dimentichiamo questa cosa, no? Quando parliamo di modellone abbiamo in mente determinate cose, ma non abbiamo in mente lo scopo che Romano aveva, no? nella sua produzione di ricerca e di teoria, cioè la necessità di fornire come strumento alla comprensione di come funziona il capitalismo, ma anche alla possibilità di contrapposizione, la sintesi. Infatti, penso nella prima pagina delle dispense di sociologia industriale, il primo tomo del volume 3, pone proprio questo problema qua, no? Cioè, la necessità di ricostruire sintesi, che è sintesi di comprensione, ma anche sintesi politica, perché in realtà il modellone non solo è costruito su livelli di realtà, ma in qualche modo individua i fulcri centrali che danno forza al capitalismo, ma che in qualche modo un contropercorso dovrebbe scardinare.
Questo qui è, secondo me, un elemento di riflessione, no? Che dovremmo anche porci come a guardare la produzione e la proposta di Romano. L'altra cosa che io volevo dire è che, insomma, non per prepararmi, ma per perdere tempo, mi sono riletto un attimino questo libricino che, insomma, andrà prima o poi alle stampe, in qualche modo qualcuno proverà a guardare con più buona. E nel rileggerlo io ho trovato abbastanza, diciamo così, una proposizione del libro che in tutto sommato non mi è piaciuta molto. E voglio dire questa cosa qui. Tutti i partecipanti a queste lezioni in qualche modo si sono mossi un po' in termini autistici, no? Ognuno parlava per sé, in qualche modo si rapportava a Romano, magari su una specificità di argomento, eseguendo bene il compito che era stato assegnato, tu fai questo, tu fai questo, tu fai quest'altro, o magari proponendo dei sentieri, un sentire proprio, no? Per esempio, sicuramente Raffaele, nella volontà di collocare Romano all'interno del pensiero critico marxista, fa uno sforzo che è uscito anche molto bene, però appunto anche i, diciamo così, gli interventi più significativi hanno un pochettino una forma di autismo, no? Cioè l'individuo che si relaziona a Romano, quindi presenta il suo Romano o per conto diventa un po' uno specchio, presenta se stesso, no? in un determinato modo, chi più chi meno, perché poi anche lì ci sono abbastanza differenze. Ecco, il problema è si tratta di interrogarsi del perché viene fuori una dimensione, oppure magari perché io sbaglio ad avere questa lettura di questo libricino. E secondo me è perché, di nuovo, la cosa importante che andrebbe fatta non è tanto resuscitare Romano Arcuati, no? Ripresentarlo, farlo conoscere, e avere la capacità, cioè, in fondo, chi se ne frega. Se il metodo di Romano non diventa un metodo di confronto, anche di contrapposizione, no? Anche di costruzione di punti di vista diversi, che però in qualche modo hanno uno scopo, non è tanto il dialogare perché è bello, perché è significativo, perché è interessante, ma invece il costruire, no, nel confronto e nello scontro una posizione, no? Una posizione che non è individuale, che dovrebbe essere collettiva, perché tutto sommato, se non c'è appunto la necessità di affermarsi individualmente, c'è la necessità di affermare una soggettività collettiva, o meglio, una controsoggettività. No? Ecco, io credo che, non so se perché queste lezioni erano appunto vieni, fai, dici di questo, facci capire un po' di cose, oppure, però io credo che il passaggio che sicuramente bisognerebbe fare anche nel presentare questo libro, eventualmente quando uscirà, se uscirà, visto adesso che i termini del Covid hanno fermato tutto, anche l'attività industriale del povero Sergio Bianchi, ecco, però su questo terreno c'è questa necessità, no? Di lavorare per un confronto, anche una contrapposizione che però abbia un fine collettivo. Ok. Allora, vabbè, innanzitutto grazie. E vabbè, nel frattempo che ragioniamo su altre questioni, in realtà chiederei anche a chi ci sta guardando se ha delle domande da fare, nel senso che ogni tanto un po' ci si dimentica che c'è qualcuno che ci sta guardando, però in realtà ci sono, per cui appunto invito chi abbia delle altre questioni da porre a porle. Nel frattempo così mi viene a dire che sì, forse cioè, era un rischio che c'era, che si dà tra l'altro spesso un po' nel raccogliere appunto contributi differenti, poi appunto ci sembrava molto complesso mantenere un approccio introduttivo e di stimolo, diciamo, alla lettura poi dei testi di Arcuati veri e propri, con poi effettivamente una selezione delle ipotesi che ha dato. Era sicuramente un rischio che c'era, adesso proveremo a evitarlo durante le varie presentazioni, se mai ci saranno.
No, io volevo invece provare a fare un'ultima domanda, se sempre che non arrivino altre domande dal pubblico, chiamiamolo così, ma per ora non mi sembra, però nel frattempo magari vediamo. Insomma, l'ultima domanda, che più non è proprio una domanda, in realtà è più una traccia per insomma, più che una traccia, butto lì una cosa per vedere, non saprei neanche chi chiederlo tra di voi, quindi insomma, chi ha qualcosa da dire, da rispondere, poi insomma si faccia avanti. Però insomma, mi sembra, un po' ne parlavamo, ok, intanto c'è una domanda dal pubblico, quindi insomma intanto potremmo fare questa. Che ci chiedono se si potrebbe gentilmente spendere qualche parola sull'affinità divergenze tra il Quati e Panzieri. Non so se magari, non lo so, anche Maurizio, Guido, insomma. Scusate, dico solo questa cosa qui. Tra la differenza tra Quati e Panzieri non mi pronuncio. Magari è una domanda che può rispondere meglio Guido. Io volevo solo dire una cosa, sollecitato un po' dalla cosa che ha detto Guido. Effettivamente il libretto è un po' sembrato, come dire, sfilacciarsi per certi aspetti così. Però era anche abbastanza, come dire, inevitabile, no? Per il modo in cui è nato, per il modo in cui ha preso forma, insomma, era difficile avere, come dire, un processo costituente, no, di posizione. Quindi è vero, in parte questa cosa qui è avvenuta, ma non credo, ma in parte è avvenuta anche nel seminario che abbiamo fatto l'altra volta, insomma, no? Perché poi, come dire, è lo scontro che fa le parti, no? E quindi le parti si generano, come dire, nel vivo della contrapposizione. Non so se attraverso il dialogo, la collaborazione, si può riuscire a realizzare effettivamente questa cosa qui. Secondo me è molto difficile, un po' per il modo in cui è nato, insomma, questa esperienza è stata costruita, la vedo molto, molto, molto difficile. Che poi sia una cosa alla quale si può aspirare in futuro, non c'è dubbio, ma non l'ho trovato, ecco, così, tutto sommato, io rivedendolo mi è sembrato abbastanza, come dire, coerente, organico, abbastanza organico, anche se c'è stato qualche chiaro, come dire, qualche percorso più autonomo. Ma non so, su Panzieri e Arquati ci sarebbe da spendere molto, perché insomma Arquati e Panzieri sono stati due personaggi forti, alcune volte in contrapposizione. Io rimanderei, dal punto di vista di Romano, alla lettura di Camminando per un sogno comune. Mi sembra, cos'è, il quarto capitolo, Panzieri, Montaldi, Panzieri, io la con ricerca, qualcosa di questo genere qui, che è un po' un inquadramento storico di quel periodo. E credo che Romano abbia sempre rimproverato a Panzieri, non tanto sulla storia dei Quaderni Rossi, sul resto, cosa che ha rimproverato anche altri, non aver puntato sulla soggettività come elemento cardine. E Romano aveva anche un'altra lettura su quello che era diventato un mito, che era il frammento sulle macchine, sostanzialmente. Però entrare adesso nel merito specifico di queste cose qui, non è il momento, non è l'ora, anche perché io tra 5 minuti devo andare a fare la spesa, proprio sinceramente. Ecco, io scusate, vorrei approfittare della finestra, come avevo chiesto prima, lo so che non è, però avrei un altro impegno, per cui insomma voi vi saluto e grazie a tutti, insomma, ciao Guido, ciao Maurizio, ciao Francesca e Francesco. Ciao.
Boh, allora adesso non lo so, la domanda che avrei posto, insomma, magari richiede tanto tempo, però insomma era in soldoni questa, insomma in questa fase ci sembra che insomma uno degli aspetti più, insomma, che Romano Alfati stesso aveva individuato come bari centrali, insomma, quello della riproduzione, nel senso insomma specifico che l'intende lui, quindi in un certo senso discostandosi forse anche da tutta una certa tradizione di riproduzione semplicemente come riproduzione della forza lavoro, ma vedendola in un'ottica più allargata, appunto come riproduzione allargata della capacità umana vivente. Insomma, nel libretto c'è un testo a firma di Anna Curcio che insomma è anche utile, penso, per entrare un po' appunto all'interno di, credo che sia uno degli ultimi testi dei primi anni del 2000 di Romano Alfati, e insomma penso anche piuttosto insomma denso, però appunto come dicevo Romano le individua come il tema della riproduzione come uno dei temi anche centrali, penso, nella dimensione della produzione e del consumo, e ci pare che insomma sia un tema che, come già si è detto un po' durante questo dibattito, alla luce di questo Covid-19, delle conseguenze anche sociali, economiche, insomma, che si stanno dando, guardando per esempio alla questione dell'università telematica, dello smart working, che di fatto poi penso che sia un modello di lavoro che in verità già esisteva e che probabilmente però negli ultimi tempi, cioè adesso insomma, diventa, si è esteso, si è generalizzato, è diventato abbastanza insomma appunto sulla bocca di tutti e così via. Insomma, qualcosa sulla riproduzione, se le tesi e le ipotesi più che altro di Romano, forse è una domanda retorica, però si possono ancora pensare come appunto centrali, e ci sembra di sì, e in che modo, insomma, e in un certo senso forse però anche con quali nuove prospettive o forse fragilità si sta dando insomma questo aspetto, questa categoria, come ci può essere utile. Insomma, la domanda è piuttosto aperta a interpretazioni ed è anche insomma complicato, penso, adesso in 5 minuti magari quello che ci rimane sviscerarla per bene, però insomma pensiamo anche che sia abbastanza centrale forse iniziare a ragionare anche sotto questo aspetto, insomma. Quindi insomma lascio anche la parola a chi vuole provare a rispondere insomma in maniera libera. Ma io vi dico solo che 5 minuti poi scappo perché i negozi chiudono e sennò non faccio la spesa stasera. E va niente, che intanto questo libro qua ci stiamo, è uno degli inediti di Romano, l'ultimo, è un inedito abbastanza tra virgolette complicato e difficile, però altrettanto significativo e importante. Stiamo lavorando per pubblicarlo, nel senso che arriva Prodi, appunto il Buon Bianchi ha in qualche modo promesso che ne farà un libro. Mi risulta insomma che l'editing ormai è fatto, manca un po' un ragionamento sull'introduzione, che anche sarà un'introduzione collettiva, sarà l'introduzione di quello che dovrà essere l'archivio Romano Alfati, che insomma è una cosa a cui ci stiamo lavorando, purtroppo siamo in ritardo, ma cercheremo di fare, che era il risultato di quei seminari che si erano svolti sostanzialmente 2 anni fa a Torino, che erano stati abbastanza ricchi e significativi. Sicuramente il discorso sulla capacità umana merce, la riproduzione della capacità umana merce, è un pochettino la chiave di volta del pensiero di Romano, ed è l'ultima ricerca che lui ha fatto, ricerca anche che è rimasta inconclusa perché appunto prevedeva un secondo approfondimento, un secondo, ed è stata anche, diciamo così,
l'ultimo tema delle sue lezioni. In qualche modo tutta questa produzione in realtà aveva un banco di prova e di verifica, che era quello che avveniva all'università quando Romano presentava i suoi corsi, che non erano mai uguali, erano sempre un passaggio successivo, e infatti è il passaggio successivo della società industriale d'oggi, che era un pochettino la riproposizione di quello che era stata la sua ricerca degli anni 80. È sicuramente significativo questo testo perché di nuovo pone in termini forti il discorso della ricchezza che può avere l'umano all'interno della società, sia come società capitalistica, nel senso che comunque c'è sempre un residuo irrisolto che si contrappone alla volontà del capitale, in qualche modo ne rappresenta un po' il virus, un momento di inceppamento e di rottura. Però oggettivamente io mi fermerei qui e poi vi saluterei anche. Ciao. Ok, ciao Guido, allora niente, grazie. Ciao. Ciao Maurizio. Allora, sono perché sono gli imperativi della riproduzione che ci allontanano, no? Che proprio questo ci dimostra quanto sia importante. Dico solo due, certo l'argomento della riproduzione è l'approdo più maturo di Romano, no? In qualche modo alla fine del suo percorso lui arriva a questa, e quindi non è facile insomma da affrontare, anche se il libretto è piccolo confronto al resto, ma è veramente molto denso. Io ho apprezzato il lavoro che ha fatto Gigi di correzione, lo sto leggendo, lo sto rileggendo, perché io avevo delle versioni più ridotte, molto, molto più precarie, e questa qui diciamo ha fatto Gigi un gran bel lavoro, e spero proprio che esca questo libro, perché spero che noi saremo all'altezza, no, anche collettivamente, di fare una buona introduzione a questo testo, che secondo me è una vera e propria sintesi. Beh, dico solo due cose che secondo me, senza entrare, difficile in questo momento, come dire, trovare dei nessi, come dire, argomentabili con la situazione Covid che si sta verificando, però non sfugge a nessuno, come dire, l'intrinseco legame tra quegli aspetti lì e la questione sanitaria, no? Che poi non è solo una questione sanitaria, è una questione sociale, e quindi è una questione di legame sociale anche, no? E quindi squisitamente entra nel merito di questioni antropologiche, sociologiche molto importanti. Romano sposta la sua attenzione nell'arco di 20 anni dal mondo dell'artefattura, se così vogliamo dirlo, no? Cioè dell'industria come artefattura, che era un po' il centro dell'industria italiana, che nasce lì negli anni 70, 60-70, si sposta lentamente prima verso il discorso della formazione e poi della riproduzione tout court, dove la questione diventa fondamentale. Io lì individuerei due aspetti molto importanti. Uno è la riproduzione, che è già stato detto, della capacità umana, quindi la possibilità di, per dire, usare il linguaggio che piace tanto a Raffaele, no? Di garantire la riproduzione sociale, insomma, no? Quindi che non è solo la riproduzione delle capacità individuali, ma di una capacità sociale di gestire la complessità. E questo è un aspetto importante che non può essere dato per scontato, e il sistema capitalistico nella sua fase ipermoderna e iperindustriale si scontra contro questa cosa qui, no? Perché viene fuori una questione, che però era già venuta fuori in relazione all'attività, diciamo, artefattiva industriale, cioè la questione dell'informalità, no? E l'informalità si trova ovunque, no? L'informalità è anche la latenza, ma qui latenza non nel senso di contro soggettività, ma nel senso di funzioni latenti dell'attività nascosta, che non si vede, no? E che c'è. Non, adesso non voglio tirare in ballo la questione del lavoro femminile, per esempio, del lavoro di cura, ma è basilare, chiaro, no? Qui diventa il centro. La cura è il luogo dove oggi si esplica lo sfruttamento più feroce, no? Ma che non è soltanto lo sfruttamento che si dà nelle forme da noi già conosciute dell'industria, cioè della gerarchia del comando che dall'alto scende giù, no, come sonde dentro il corpo proletario, no, e lo innerva, no? È anche l'autosfruttamento, è anche lo sfruttamento infraproletario. C'è una dimensione di sfruttamento tra proletari, i proletari che sfruttano per delega. D'accordo? E quindi c'è tutto questo discorso di un farsi
del capitale dentro le dinamiche sociali dello sfruttamento del legame sociale, che è una cosa che spesso sfugge, no? Il legame sociale viene vissuto come qualcosa in sé puro, no? In sé, invece no, dentro quella roba lì, cioè, perché se prende per esempio Marco Revelli, no? Si leggono, spesso lui valorizza questo aspetto e ha ragione, per carità, però lì dentro si celano anche, come dire, mostruose dinamiche di sfruttamento, no? Reciproco, d'accordo? Per conto terzi, no? E questa cosa viene fuori, no? Si guarda per esempio adesso il Covid, ma il ruolo del malato, no? Che si pensa sempre al malato come un soggetto passivo, ma qui si vede bene che il malato non è un soggetto passivo, no? Non parliamo poi del personale, eccetera, eccetera, ma il ruolo della cura, no? La cura esterna a quella istituzionale, che diventa fondamentale, no? Cioè, nel momento in cui il sistema ospedalocentrico della Lombardia crolla, perché è fondamentalmente tayloristico, no? Cioè è arretrato di 20 anni rispetto alle esigenze, viene fuori, no, che tutto viene compensato dall'enorme capacità di cura informale che dal sociale si sprigiona come insorgenza per la sopravvivenza. Ecco, queste questioni qui sono presenti nel testo sulle riproduzioni, che io spero appunto che esca, perché sono cose delle quali non parla, credo, quasi nessuno, no? Tutte cose che vengono esplorate, no? E messe come su un terreno ipotetico di ragionamento collettivo, no? Come dire, per traghettarci verso un'altra forma di legame sociale che non sia, come dire, inconsapevolmente subalterno alle dinamiche dell'esistente. Perché questo, no, si pensa che l'informale sia tutto buono perché è informale, ma non è mica vero. Cioè, l'informale contiene tanta di quella merda che neanche ce la immaginiamo, d'accordo? E il padrone lo sa e la sfrutta, no? E spesso quelli che non lo sanno sono proprio quelli che la erogano, questa capacità. Ecco, la questione della riproduzione pone la questione della fabbrica, qui intesa come luogo dello sfruttamento, della produzione, dell'incremento, del capitale, del plusvalore nel rapporto riproduttivo, e questo è un terreno tutto da esplorare e tutto da, come dire, da capire anche, no? Da capire che tipo di agibilità ci può essere lì dentro, perché poi questo discorso di Romano è un discorso che ha senso solo se uno lo mette all'interno di una progettualità politica per uscire da questo stato di cose, no? Se no, vabbè, se no si fa dell'accademia, allora vabbè, ci sono già gli accademici, non c'è bisogno di mettersi dentro anche Romano, va bene? Grazie Maurizio. Grazie mille. Va bene. E niente, insomma, direi che probabilmente sarebbe ora di chiudere, quindi ti ringraziamo, ringraziamo anche Guido e Salvatore che sono già andati, e salutiamo tutti e tutte chi ci stanno ancora seguendo, e niente. E vi invitiamo. Saluti a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Questo. Sì. Adesso vi scriviamo anche a noi.